Allora ragazzi, benvenuti nel nuovo video di rimontaggio della motosega. Però prima di farvi vedere il rimontaggio della motosega Oleomac 260, vi voglio far vedere questa esplosione di colori, perché poi non ricapita l'occasione, perché questi poi sfioriscono, no? Come si dice, appassiscono i fiori. Guardate, guardate, questa è una mela renetta. E poi lì sopra ci stanno... Quelle sono le limoncelle, le chiamiamo noi. Sopra lo stesso, non so se sono golden quelle. E, mentre questa piantina qua, che avvenne stato mio padre, è piccolina, è rimasta, questa è comoda da cogliere. Qui c'è un misto fra deliziose, golden, renette. Ogni ramo c'ha il suo tipo di... così è vero, così è. Ok. Oh, queste riprese le sto facendo con una Canon IX-685 HD. Vengono un po' mosse perché non si riesce a tenere in mano questa telecamera. Questa praticamente è la macchina fotografica, la IX-685. Si riesce a mantenere meglio il mio Samsung Galaxy. Però, come ho detto in un altro video, non mi regge più la batteria. Comunque questo, guardate che galleria di fiori, mamma mia, incredibile, guardate, questo è proprio l'inizio di maggio, no? Siamo ai primi di maggio, questi sono troppi di fiori, dovrò levare un po' di mele, quando queste mele nasceranno, cresceranno, le dovrò levare perché altrimenti sono troppe, guardate. Su in alto ho già preparato per la semina dei fagioli. Vorrei mettere un po' di fagioli borlotti. Il sottofondo l'avevo preparato concimandolo esclusivamente con foglie, però pure lì c'è andato un problema, perché mentre sono andato a fresare mi sono accorto che tutte le ghiande delle foglie che avevo raccolto stavano facendo i germogli, quindi quelle nel giro di poco tempo diventava un bosco. Quindi ogni cosa c'era le sue controindicazioni. Prendo le foglie, come faccio? Dovrei levare tutte le ghiande, metterle da parte. L'ho mischiato tutto e erano tutte germogliate. Già sta facendo la piantina, le ghiande, e fanno la piantina di cerro, di roverella. Incredibile, guardate ragazzi. Se tu la semini non nasce, da sola nascono come funghi, direbbe. Una roba da pazzi, guardate qui pure. Queste sono le famose golden, queste qui mi fanno un sacco di frutto. Ogni anno, cioè quando non fa le gelate ne faccio 10 cassette, mi ci faccio un po' di amici. Poi che succede? Che gli amici gli do quelle più belle, io mangio sempre le più brutte. È un classico, ok. Allora, benvenuti in questo video. Vi ho fatto vedere prima l'esplosione di fiori qua a maggio 2022. Speriamo che quest'anno non fa qualche gelatina che mi rigela, ma io penso che adesso non ci dovrebbero stare problemi. Queste cose le mettiamo da quest'altra parte, così altrimenti non mi vedo. Questa è la parte finale, posso mettere pure da parte. Ecco. Allora, la prima cosa, dobbiamo rimontare il carburatore. Ecco qua. Perfetto. Va bene, abbiamo smontato le due membrane e gli abbiamo dato una bella pulita. Quindi adesso non ci dovrebbero essere problemi. Andiamo a rimontarlo.
Vabbè, allora la prima cosa da fare è questa, rimettere il filtro, quindi questa è la parte alta, così, e questo il filtro va così, la guarnizione qui è incorporata, allora possiamo rimettere il filtro dell'aria, eccolo, vedete? Rimettiamo il filtro dell'aria, ecco qua, ecco, guardate, è sbagliato, al contrario, il filtro dell'aria sta in alto, così, due possibilità avevo, eccolo, così, perfetto, due possibilità avevo, ho messo tutto sopra, incredibile, va bene, adesso andiamo a questo, lo possiamo rimettere pure dopo, credo, no? Andiamo a reinserire qui, allora, questi vanno qui, mamma mia, ecco, sa che non ci vedo tanto, è un po' buio, non ci vedo. Abbiamo scelto una giornata un po' buia per fare le riprese. Ecco. Vediamo un po'. Vorrei stringere un po' meglio, però non ce la faccio a stringerla. Comunque qui l'abbiamo stretta bene, perché abbiamo tutto lo spazio per girare, mentre qui, come vedete, non mi entra, quindi le devo tagliare un pezzettino, purtroppo lo devo fare, perché non riesco a entrare, vedete, quindi devo segnarlo un pezzo, così, ecco, devo segnare questo qui,
Vado a tagliarlo, vediamo se riesco a tagliarlo con il seghetto normale, altrimenti devo accendere il frullino. Proviamo. Ok, vado a tagliare, intanto vi fermo la ripresa. Vedete, ho segnato un pezzettino che devo tagliare perché non riesco a inserirlo dentro, vedete? Adesso posso fare forza, ecco. Purtroppo era per un pezzettino di mezzo centimetro, non riuscivo a inserirlo dentro. Però è stato facile tagliarlo perché praticamente non è un acciaio. Non è un acciaio molto forte. Ho tagliato con il seghetto normale a ferro. Per qui è difficile inserirlo. Proprio fatto male, guardate. Ecco, qua un po' meglio perché c'è un po' più spazio, vedete? Ecco. Basta se non lo rompiamo. Ok. Procediamo. Rimettiamo la... questo della benzina. Mettiamo questa qui della benzina, eccola, la vedete? Quella che porta la benzina, che porta la benzina al carburatore. Ecco, questa facile rimetterla. Questa è comoda. Adesso dobbiamo rimettere i cosi, l'acceleratore. Sì, ecco l'acceleratore. Com'è che stava l'acceleratore? Ecco, vedete? Bisogna non perdersi questa vitarella. Questa vitarella qui regge l'acceleratore, che è questo. Eccolo. Questo è l'acceleratore. Vedete? Ecco qua. Quindi questo va reinserito qui e c'ha un verso, vediamolo. Sì, perché è a forma di ellisse, quindi non posso sbagliare. Eccolo qua. C'è un verso. Fatta a forma di un'ellisse, fatta a forma di un'arena. Come l'arena di Verona, per farvi capire. Ecco qua, è un'ellisse. Ma l'unica cosa che io qui non ho le pinzette e la paura che me lo vada a perdere e mi casca dentro questo, guarda. Sicuro, perché le pinzette... Ah, ce l'ho! Fermatevi, ragazzi, che ce l'ho le pinzette. C'ho quelle della Dexter. Che cretino che sono, mamma mia, oh. Scusate, ma ce l'ho. Qui, eccolo, vedete quando è piccolino, è difficile, eh? Adesso lo mettiamo e con questo cacciavitino piccolino qui noi andiamo, buonanotte sonato, andiamo a stringerlo, eccolo qua. Meno male, vedete, io me l'ero pure dimenticato che ce l'avevo qui questi, ecco qua. Quanti attrezzi servono? Mi dovevo portare la cassetta degli attrezzi, però non ce l'ho qui, ce l'ho giù, ce l'ho in città. Lì ci saranno tutti gli attrezzetti minuti, tutta la serie di questi, di queste pinzette. Che le ho prese a Brico, Dexter sono la marca, costano poco, 6 euro, non sono professionali, che c'entra. Ecco, non speriamo che, ma non ci sta una rondellina, mi sa qui, no? Non ci sta niente. Come se ne esce, no? Se ne esce l'acceleratore. Quando esce l'acceleratore vuol dire che non accelera,
mi accorgo che è uscito fuori. Non credo che c'era una rondellina spaccata, però qui è talmente piccolo questo che... In genere ci si mettono le rondelline spaccate o delle coppiglie per bloccare uscita di qualsiasi perno. Ci si mette una coppiglia finale, no? Quelle con cioè il buchetto e la coppiglia che blocca l'uscita. Si mette anche in tutti i perni in genere. Ma questo è avvitato, quindi non si dovrebbe svitare. Vediamo un po', ecco. Guardate, vedete l'acceleratore? Vedete? Ecco, paura c'ho io quando rimonto le cose, mamma mia, disastro. Sempre sta paura che non lo strette bene. Ma qui ci stanno questi, che sono quelli per regolare. Il minimo e il massimo. E questo è il minimo e questo invece è il numero di giri massimo e il numero minimo di giri. Io non lo so, mi sembra che ho rimontato tutto, la cosa l'ho vista, sta bene la candela. Io direi che prima di rimontare questo carter qui e anche il filtro, che è questo poi, che ho pulito già, no? L'ho pulito bene. Mica l'ho pulito bene. Ah, guardate che testa! Mamma mia! Che ho pulito, il cavo l'ho pulito. Guardate, guardate, dice che l'ho pulito. Questo l'ho pulito, ma questo no. Vediamo un po', senza accendere il gruppo elettrogeno per mettere la corrente, vediamo se riesco ad accendere il compressore che è ancora carico. Vediamo. Allora, ho rimontato. Io voglio. Ho rimontato il carburatore. Prima di rimontarla, sto facendo le prove. Sembra che va bene. La posso mettere sopra il banco perché c'è tutto l'olio. Un po' di fumo vedo. Per accenderla la prima volta ho usato lo starter. Che non partiva. Vedete, sentite, perché non la posso mettere dopo il banco. Porco tutto. Vabbè, la faccio vedere da lontano, dai. È stata ferma un sacco di tempo questa. Comunque è una bella potenza questa qui. È stata ferma tanto tempo, ma è ripartita subito perché non si è rovinata. Stando qui dentro, chiusa, dentro questo garage che è molto fresco, asciutto, non ha avuto problemi. Questa è potente, però pesa, non lo so quanto pesa, ma pesa. Comunque è molto potente. Adesso procediamo a rimontare il carter. Questa va così e poi questa va fuori, giusto? Così. Sì, questo va fuori, va.
eccolo. La candela va fuori, vedete? Ecco, così. Per questo è molto agevole smontare la candela, perché ce l'ha in testa, sopra, in alto, non come molte ce l'hanno orizzontale, come la motocicletta che ho qui, c'è il motore orizzontale, la Motobi 125 Sport Special, motore orizzontale. Allora, andiamo a rimettere questi, che avevano le rondelline, credo, è sempre questo, sempre la stessa brugola, da 6 sarà, non so. Vediamo così se faccio prima. Se avevo un avvitatore qui di quelli a batteria, un attimo a avvitare queste, perché però quello che ho detto che ce l'ho, quello che ho della Parkside non ho ricomprato nemmeno la batteria, perché costa un sacco di soldi. Poi se sta fermo me si riscarica un'altra volta. Ma mi piace. Cioè uno lo usa, poi sta fermo un anno, perché non è che uno fa di mestiere il montatore di mobili o che so io, no. A questo punto conviene che uso quell'altro, Black Decker, con le batterie piccoline, quelle classiche. Eccola, buonanotte, lo sapevo io. Insomma, mi sembrava che non cascava qualcosa, era troppo scontato. Ecco qua. Ragazzi, è andata molto bene, non me l'aspettavo, stavo molto preoccupato, perché tanto tempo veramente che sta ferma. Io penso che questa saranno 4-5 anni che sta ferma, perché era molto pesante, allora mi scocciava di usarla. E poi, diciamo la verità, non è che ho avuto molte occasioni, perché io non ci abito qui, stavo in città, non avevo il caminetto prima non avevo il caminetto in città. Quanto è scomodo pure questo, guardate, proprio scomodo. Niente, devo fare così, devo fare un po' alla volta, devo fare mezzo giro ogni volta, non ci stanno santi. Ecco, uno, mezzo giro, quindi per fare un giro intero devo fare 4 volte, no, mezzo giro, un quarto di giro sto facendo un quarto di giro, quindi 90 gradi, 90, 180, 260. Che pizza, oh. Ecco, forse così va bene, dai. Così riesco a girare a 360 gradi. Non mi dà fastidio. Ecco qua. Ecco. La brugola. Il paradiso della brugola. Ecco, adesso possiamo rimontare questo che andava così. No, è incredibile, ogni volta la stessa storia, due possibilità ho, avuto quella sbagliata sempre. Adesso andiamo a rimontare la barra, ok. Vedete, voglio
esce. Poi facciamo una prova a vedere come taglia. Ma intanto rimontiamo la barra. Questo verso. Oh, le catene, guarda, è una cosa incredibile che si cosano proprio. Incredibile, guardate. Che sistema. Ecco qua. Quindi questa deve tagliare così, quindi i denti vanno così. Perfetto. Ho detto una stupidaggine, già, vedete? Già ho detto una stupidaggine. Perché mi sono dimenticato di questi. Queste mo come stanno? Qui ci passa, no, quindi è questo qui. Questo è questo, eccolo. Non possiamo sbagliare nemmeno qui, perché vedete? Qua dove esce l'olio, c'è il buchino dell'olio, e qui c'è questa feritoia dove fa passare l'olio. Mentre a quest'altra non c'è, vedete che non c'è qui. Mentre qui c'è. Quindi questa va così. Eccola qua. Vedete, non possiamo sbagliare nemmeno qui, perché guardate, la domanda è semplice, vedete? Feritoia, buchino dell'olio. La forma è questa, perfetta. Sotto l'uguale, vedete? Ecco. Bisogna, no, non bisogna stringerla tanto, però nemmeno deve essere lenta, perché altrimenti se ne esce la catena, quindi deve essere un po' duretta. Comunque c'è l'olio che la fa scorrere, però così è troppo dura. No, deve scorrere tranquillamente, ecco. E poi ci deve stare un po' di gioco, quindi possiamo stringere. Io ho preso una chiave. Uno, bisogna stringerle, uno sì e uno no, uno sì, uno no, altrimenti non stringe bene. Adesso volevo fare una prova, però sta piovicicando, è una giornata uggiosa oggi, perciò mi sono lasciato questo lavoro per quando piovicicava, quando il tempo era brutto, non potevo fare lavori nell'orto. Allora ho detto, mi faccio questi lavoretti interni, dovrò riparare delle gomme, delle carriole, sistemare dentro le scaffalature. Quando piove si possono fare lavori interni. Eccola qua, è pronta per l'uso. Adesso per provarla ci vorrebbe dei pezzi di legno. Andiamo a vedere di trovare, poi li metto tutti in ordine. Qualcosa è cascato pure qui. Andiamo a vedere se funziona con dei pezzi di legno, però mi servono, andiamo a cercarli. Allora, adesso facciamo la prova, la metto in moto e vediamo se taglia, perché la catena l'ho affilata, io devo arrotare, ma affilata. Ok, vediamo se parte. Allora, abbiamo detto accensione, start, vediamo.
Ok, allora, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, il lavoro è riuscito, questa adesso sta bene per parecchio tempo perché l'abbiamo sistemata, pulita, e purtroppo queste cose quando stanno ferme si rovinano. Poi ho visto che era stata rimessa, però la benzina era stata tolta, la benzina era stata tolta, quello è importante. Ok, allora, al prossimo video passo e chiudo.